E se possedessi il potere di controllare le cose senza toccarle? E se fossi in grado di usare la tua mente per fare qualsiasi cosa, da piegare cucchiai a sollevare auto, e persino fermare proiettili proprio di fronte a te? Quali sarebbero i limiti di ciò che il tuo cervello sarebbe capace? Questo è cosa succederebbe se la telecinesi fosse reale. Sin dai primi giorni dello spiritualismo, i medium psichici hanno affermato di poter contattare i morti. Durante queste sessioni, i loro clienti potevano vedere oggetti volare misteriosamente attraverso la stanza. Molte persone sono convinte di ciò che hanno visto, solo che non hanno notato i fili nascosti che i medium usavano per ingannare il loro pubblico. La telecinesi, chiamata anche psicocinesi, è stata smascherata da scettici come Harry Houdini. Nel 1926 il mago offrì $10,000 a chiunque riuscisse a mostrargli abilità psichiche che non poteva imitare sul palco. Nessuno ha lasciato lo spettacolo di Houdini con il premio. Negli anni 70 la telecinesi attirò l'attenzione dei governi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Questi hanno passato decenni a eseguire test, ma l'unica cosa che hanno potuto dimostrare è che la telecinesi non è altro che intrattenimento per le masse. Ma immagina cosa saresti in grado di fare se avessi un potere del genere. Come lo useresti? Cominciamo con questo. La telecinesi non sarebbe illimitata. Consideralo come un insieme invisibile di muscoli. Più alleni i tuoi muscoli telecinetici, più forte diventeresti. Forse riusciresti a trasportare il telecomando fino al divano. Forse potresti prepararti una tazza di tè senza dover andare in cucina. Oppure potresti far levitare piccoli oggetti solo per divertimento. Una volta diventato bravo in tutto ciò, potresti iniziare a fare pratica con qualcosa di più grande, come spostare macchine in un parcheggio. Questo ti stancherebbe abbastanza velocemente e potrebbe non riuscirti al primo tentativo, perché, proprio come qualsiasi allenamento, praticare la telecinesi non sarebbe facile. Dovresti continuare a lavorarci. Forse riusciresti a padroneggiare la tua abilità telecinetica abbastanza da spingere via le nuvole e salvare la tua città da un uragano o un tornado. Far volare te stesso in aria sarebbe più difficile. Ciò richiederebbe che tu ti spinga via dagli oggetti che ti circondano. Funzionerebbe solo per brevi distanze, ma potrebbe tornarti utile nelle ore di punta. Dipende da te come useresti i tuoi poteri. Ma dimenticati di riuscire a sollevare un intero edificio in aria. Non posso dire esattamente quale sarebbe il tuo limite, ma sollevare qualcosa che è molto più grande e più pesante di te sarebbe sicuramente oltre quel limite. L'utilizzo dei tuoi poteri telecinetici potrebbe facilmente sfuggirti di mano e diventare pericoloso per tutti quelli che ti circondano. Molto probabilmente ci vorrebbe tanto tempo e forza di volontà per fare anche i trucchi più semplici. Forse è una buona cosa che niente di tutto ciò può essere effettivamente realizzato nel mondo reale. Le leggi della fisica impongono che le onde cerebrali non possano viaggiare oltre i confini del tuo cranio. Non puoi piegare il metallo con la mente, far volare cose e di certo non puoi levitare. Ma se ci fosse un modo per darti almeno un po' di questo superpotere? L'esecuzione della telecinesi potrebbe essere possibile, ma richiederebbe l'impianto di piccoli fili elettrici nel cervello. La tecnologia è già in grado di leggere la tua mente, utilizzando un impianto che traduce l'attività cerebrale in parola. Ora, aziende come Paradromics e Neuralink di Elon Musk stanno lavorando ad una tecnologia che potrebbe consentire di spostare oggetti semplicemente tramite il pensiero. La loro ricerca ha lo scopo di aiutare i pazienti che soffrono di paralisi, cecità o sindrome del chiavistello e potrebbe cambiare per sempre le nostre vite. Le persone che soffrono di paralisi potrebbero utilizzare un impianto cerebrale per controllare dispositivi informatici e protesi artificiali. Eventualmente, gli impianti potrebbero diventare comuni come i telefoni cellulari. Un dispositivo nel cervello potrebbe trasferire grandi volumi di dati attraverso fili molto più sottili di un capello umano. Non sarebbe il tipo di telecinesi che vedi nei film, invece sarebbe assistito dalla tecnologia. E se questo fosse l'inizio della nostra fusione con la nostra tecnologia? E se il passo successivo fosse quello di diventare dei veri cyborg? Beh, ma questa è una storia per un altro
Cosa succederebbe se...